Francesca Chiarotto, può parlarci dell'operazione culturale, se così la si può definire, che scelse di attuare Togliatti relativamente alla figura a Gramsci come persona e anche naturalmente nella sua funzione culturale e politica? Sì, fu sicuramente un'operazione culturale e politica di grande intelligenza quello che decise di fare Togliatti insieme al gruppo dirigente post-liberazione, quindi già nell'Italia repubblicana, fu di decidere di pubblicare le lettere dal carcere e successivamente i quaderni del carcere, recuperati con grande fatica, peraltro, subito dopo la morte di Gramsci nel 1937, e di presentarli al pubblico italiano esattamente in questa forma. Nel senso che lui nel 1947 fa pubblicare dall'editore Einaudi, peraltro non un editore, cioè, sicuramente legato al Partito Comunista, ma non un editore di partito. Quindi di pubblicare le lettere dal carcere, quindi presentando prima il Gramsci uomo, il Gramsci padre, il Gramsci figlio, il Gramsci marito, perché erano sostanzialmente lettere rivolte ai familiari e spesso lettere anche molto sofferenti. Quindi la prima operazione è presentare il Gramsci uomo a questo volume, che appunto esce nell'aprile del 47 per Einaudi e che vince tra l'altro un premio letterario all'epoca molto importante, il premio Viareggio nell'agosto del 47. A questa operazione fa poi succedere quella della pubblicazione dei quaderni del carcere tra il 1948 e il 1951, che invece appunto è l'edizione cosiddetta tematica, per cui vengono messi insieme argomenti omogenei, simili, e viene presentata, viene immessa nella cultura italiana, viene immesso anche il Gramsci politico. Tutto questo nell'ottica di costruire un partito comunista italiano nazionale, quindi come dire, in piena linea di continuità col Partito Nuovo di Togliatti, di cui oggi si parla in questo convegno, ma comunque ovviamente sempre un partito legato all'epoca all'Unione Sovietica, anche se appunto lo stesso pensiero di Gramsci, un pensiero critico, un pensiero antidogmatico e quindi molto lontano dalle direttive staliniane, da quella che era, diciamo anche dal punto di vista culturale, lo zanovismo imperante, quindi come dire, una concezione del partito invece molto ortodossa, no, rispetto all'Unione Sovietica. E questa è stata sicuramente un'operazione di grande intelligenza che ha consentito all'Italia di avere il Gramsci così come lo stiamo celebrando ancora oggi e come dire nella forma, vabbè, poi nel 75 c'è stata l'edizione tematica dei quaderni, ma come dire era impensabile proporre quel Gramsci lì a quell'Italia, all'Italia di quell'epoca, nel senso che non c'era proprio la base culturale per farlo, sarebbe stato complicato e probabilmente non avrebbe avuto la diffusione e l'importanza e la fortuna che Gramsci ha ancora oggi. È uno degli autori italiani più studiati al mondo, quindi grazie Togliatti. Anche Benedetto Croce, che non aveva le Benedetto Croce, stesse. che certamente non può essere accusato di comunismo, e tra l'altro è il protagonista del primo dei quaderni tematici, che poi appunto nel 1948 viene pubblicato. Nel suo giornale, Quaderni della Critica, pubblica una recensione molto importante in cui dice proprio come uomo di pensiero egli fu dei nostri, quindi in qualche modo annettendosi anche lui l'eredità culturale, morale di Gramsci. E questo appunto sicuramente contribuì a dare il via, no? Questa scoperta di Gramsci nella cultura italiana. Consideriamo che Gramsci era un autore sostanzialmente conosciuto, era conosciuto nei quadri di partito, ma aveva anche appunto dopo il carcere tutto, era un nome che si stava sicuramente dimenticando, quindi grandissima operazione culturale e politica. Grazie. Grazie a voi.